Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Virtual Studium. Per chi si collegasse oggi per la prima volta con noi, Virtual Studium è il progetto di divulgazione online dell'Università degli Studi di Siena, nato con la collaborazione della sezione culturale di Usiena Campus con Ciclomaggio e Uradio. Io sono Fabiana e faccio parte del team di Usiena Campus. Quest'oggi sarà nostra ospite Alessandra Romano, che attendiamo collegarsi con il profilo di Uradio. Nel frattempo io vi ricordo che è possibile interagire con i nostri ospiti attraverso la sezione dei commenti e vi pregherei anche di lasciarci eventuali feedback audio o video. Che la professoressa si sta collegando. Vediamo. Eccoci, buonasera professoressa. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Grazie di essere oggi qui con noi. Grazie a voi per l'invito. La presento brevemente. Oggi, appunto, come dicevo, il nostro ospite è la professoressa Alessandra Romano, ricercatrice in didattica generale e pedagogia speciale. I suoi interessi di ricerca riguardano le metodologie per il Professional Community Development nei contesti educativi e organizzativi, le metodologie performative experience-based. E, dunque, lei oggi ospite qui con noi perché 10 giorni fa abbiamo avviato una conversazione con la professoressa Bianchi, con il professor Rinaldi dell'Università di Palermo, con la professoressa Bettio sulle diversità. Concentrandoci nello scorso appuntamento, nello specifico sulle differenze di genere, oggi con lei volevamo affrontare una riflessione un po' più ampia e quindi le chiederei, per cominciare, quanti e quali sono i tipi di diversità da valorizzare all'interno delle strutture organizzative e quali vantaggi pone l'inclusione delle diversità all'interno di aziende, enti pubblici, come potrebbero essere la nostra università. Allora, salve a tutti, insomma ringrazio Fabiana per la domanda. Quando parliamo delle organizzazioni, quando parliamo dei contesti, ma in realtà di qualsiasi contesto, anche nelle nostre aule, parliamo sostanzialmente di contesti che hanno tante dimensioni di diversità che sono presenti al loro interno. Se i nostri ascoltatori pensano per esempio alla loro aula, vedrete che all'interno ci sono studenti donne e studenti uomini, quindi c'è una prima diversità che è di genere. Ci sono studenti che non si riconoscono nella logica del genere binario, per cui in realtà possono avere identità di genere fluide, e questa è una delle primissime diversità, dimensioni di diversità che si chiama diversità primaria, se vogliamo. Un'altra diversità fa riferimento alla cultura e all'etnia di provenienza, distinguendo tra l'altro l'etnia appunto da il background culturale, e un'altra diversità ancora fa riferimento all'età. Per cui abbiamo, per esempio, ripensando di nuovo alla nostra aula, possiamo avere studenti internazionali, studenti che vengono da altre regioni, studenti che vengono da altri capoluoghi di provincia, possiamo avere studenti che vengono da altre nazioni, da altri continenti addirittura, così come possiamo avere studenti che hanno una fascia d'età fra i 19 e i 20 anni, studenti che hanno tra i 25 e i 30, studenti over 30, studenti lavoratori con uno status contrattazione, con una condizione economica differente, per cui in realtà in qualsiasi contesto noi siamo, le diversità non solo esistono, ma soprattutto esistono una molteplicità di dimensioni di diversità che si intersecano, e sarebbe una visione miope quella che praticamente tende a vedere tutti secondo un'unica dimensione, perché ciascuno di noi è portatore di una molteplicità di dimensioni di diversità che si sovrappongono, si connettono, si intersecano. E questo in realtà è un valore, cioè la tesi che sosteniamo è che grazie a queste, grazie alla pluralità di dimensioni di diversità che noi troviamo all'interno dei contesti produttivi, si è in grado di generare valore e si è in grado di generare anche innovazione, cambiamento. Pensiamo per esempio ad un gruppo che deve risolvere un problema, guai se tutti la pensassimo allo stesso modo, se avessimo tutti la stessa età, se avessimo tutto lo stesso background culturale, perché questo ovviamente comporterebbe un
un'uniformità di pensiero e non ci sarebbe in realtà invece quel pensiero divergente, quella dimensione creativa, quella convergenza tra prospettive e punti di vista differenti che invece è richiesta per risolvere i problemi e soprattutto per innovare, produrre cambiamento dal basso all'interno dei comparti produttivi e dei processi organizzativi. Quindi possiamo dire che includere la diversità all'interno appunto dei processi creativi, dei processi in generale produttivi, comporta per forza di cosa un cambiamento nel ruolo della leadership e dell'organizzazione in sé, del comparto sia produttivo che creativo. Quindi è possibile in qualche modo rivedere quella che era fino ad ora la struttura un po' piramidale, o sbaglio? No, non sbagli, e in realtà hai detto bene, cioè in questo asse che connette la valorizzazione dei talenti individuali con la promozione delle diversità, con l'inclusione, cioè lo sviluppo di processi inclusivi in cui tutti siano riconosciuti e valorizzati secondo il contributo che possono dare, chiaramente parliamo di modelli che non seguono più la logica del ruolo, la logica della struttura gerarchica, se vogliamo, ma seguono piuttosto modelli di leadership che siano di tipo distribuito, diffuso, basati sulle competenze. Potremmo utilizzare un'espressione che adesso non è comunque più in voga, meritocratici, perché sicuramente fondati sull'idea che ciascuno può contribuire rispetto a il task, l'obiettivo che ci si è posti all'interno di quel gruppo, e anzi c'è una politica, una logica di premialità rispetto a chi più è dedito a quella causa, chi più sente l'impegno comune verso la sfida congiunta all'interno di quel gruppo oppure di quell'organizzazione. Chiaramente una cosa ci tengo a precisare, cioè che questo tipo di leadership, questo tipo di modelli di leadership inclusiva che valorizzino il contributo di ciascuno, promuovono anche un cambiamento della cultura organizzativa, cioè promuovono sicuramente una revisione di tutte quelle forme distorte, di routine, di modi di fare consueti, perché si è sempre fatto così, che inevitabilmente vanno a danneggiare alcune parti, alcune persone più di altre. Pensiamo per esempio a il discorso della disabilità all'interno delle organizzazioni. È opinione comune che un soggetto con una disabilità acquisita o congenita possa fare solo determinati tipi di lavori e non di altri. In realtà stiamo sprecando del potenziale in quel momento, e in più non stiamo neanche riconoscendo qual è il contributo che una difficoltà che può avere una disabilità riesce a dare all'interno di quell'organizzazione stessa. E questa è per dire una delle tante forme di discriminazioni che sono connesse alle diversità, ma ce ne potrebbero essere tantissime che sono legate al background culturale e poi ancora infinite al genere. La collega, la professoressa Bianchi, aveva anticipato tutte le distorsioni che ancora sussistono rispetto al genere, che producono tra l'altro delle segregazioni di carriera di tipo verticale o orizzontale, per le quali per esempio sono sempre di meno le donne che aspirano o che raggiungono posizioni di top management, oppure le donne devono lavorare di più ma sono riconosciute di meno dei corrispettivi uomini. Addirittura c'erano anche dei gap salariali che per fortuna attualmente le politiche di gender equity stanno intervenendo per risolvere. Ecco, questi sono gli esempi più macroscopici di come la diversità nelle organizzazioni spesso spaventa e addirittura viene ad essere quasi punita in una cultura distorta, piuttosto che valorizzata invece come leva strategica per il cambiamento e l'innovazione. C'è da dire al contempo stesso che c'è un'apertura soprattutto delle multinazionali verso diversity inclusion, anzi stanno diventando quasi una linea, una brandizzazione, cioè più un'organizzazione è aperta alle diversità, più un'organizzazione si caratterizza come inclusiva, più questa organizzazione viene ad essere riconosciuta per il suo impegno all'interno della responsabilità sociale e all'interno ovviamente della realtà produttiva. Ce ne sono diverse, ecco, sono tante le organizzazioni a livello di multinazionali che stanno investendo nel promuoversi come organizzazioni realmente inclusive, in cui la diversità è il valore premiale.
E questo per quanto riguarda il settore privato. Nel settore pubblico, lei che cosa ne pensa? È possibile, appunto, non avendo un riscontro di mercato, perché ci si configura come servizio pubblico, è possibile effettivamente che ci sia una spinta in questo senso, anche se non economica? Oh no. Allora, le amministrazioni pubbliche e le istituzioni sono chiaramente apparati fortemente burocratizzati, basati su una logica di tipo dipartimentale, cioè con una divisione dipartimentale al cui interno ci sono poi delle regole che sono formalizzate, delle procedure che sono formalizzate, dei protocolli che sono altrettanto formalizzati. Questo determina chiaramente una maggiore difficoltà nel riorganizzare e nel procedere verso cambiamenti e snellizzazioni anche dei processi di lavoro. Ciò nonostante, anche all'interno delle organizzazioni, delle amministrazioni pubbliche si stanno diffondendo questi modelli di tipo competence based. Si utilizza in sociologia il termine di sociocratico per indicare un modello di organizzazione non burocratica ma appunto sociocratica, cioè per gruppi e team di lavoro che più sono eterogenei, più richiedono il contributo di diversi professionisti, più chiaramente riescono a produrre lavori che siano, produrre artefatti, lavori, servizi che siano di qualità, che siano competitivi rispetto alle esigenze di qualsiasi tipo di cliente si voglia andare a intercettare. Un esempio su tutto, in fondo anche l'università rappresenta una, dico l'università perché ecco, è una delle organizzazioni che si vive dall'interno, rappresenta un grosso banco di prova, un grosso laboratorio di prova di come procedere verso una flessibilizzazione delle organizzazioni sempre più aperta alla dimensione dell'inclusione e sempre più aperta ad una tipologia di lavoro che non richiede l'idea di fare il proprio orario di lavoro, di fare il proprio pezzettino perché ci sarà qualcun altro che ne farà un altro, ma una logica molto più problem based, cioè una logica molto più attenta a qual è la situazione sfidante che in quel momento deve essere risolta, da quali figure, da quali attori organizzativi che aggregati si è portatori ciascuno di una propria prospettiva, proprie competenze, un proprio livello di expertise, unisce le proprie forze in una logica collaborativa per risolvere quella situazione sfidante. Quindi possiamo dire che si crea una sorta di circolo virtuoso, no? Più si include la diversità all'interno di un processo produttivo, decisionale, creativo, più quella realtà sarà, diciamo, rappresentata e più sarà visibile. Sicuramente, sicuramente c'è un ex creativo di una importantissima casa del Made in Italy, del Luxury Made in Italy, che diceva che la creatività è un dialogo ed è un dialogo tra punti di vista diversi, cioè in qualche modo abbandonava l'idea che il genio creativo fosse qualcuno che sta da solo, che lavora da solo e fosse nella sua mente, e invece riconoscesse che sostanzialmente la creatività e l'innovazione sta nella eterogeneità, nella diversità, nella costituzione di gruppi e di team che siano quanto più possibile eterogenei, consentimi di dire anche eterogenei rispetto al background lavorativo, anche eterogenei rispetto al background professionale, perché portatori proprio di expertise, di esperienze e punti di vista diversi. Questa è la direzione verso cui si sta andando. E l'altra cosa fondamentale è che in questa logica non c'è nessuno che rimane escluso. Cioè in questa logica lo sforzo è quello di comprendere qual è il contributo e il talento, consentimi di dire, che una certa persona può offrire rispetto all'organizzazione, rispetto a quel singolo task di lavoro. Quindi non c'è una logica di questo va bene per quest'altro, ma c'è piuttosto la logica di un team che lavora insieme, ridistribuendosi ovviamente oneri e onori rispetto al compito e alla sfida che deve essere attuata. Ed è una logica molto di apprendistato sul campo, cioè molto di apprendere ad includere nel campo, con un'attenzione per l'impegno, il senso di appartenenza rispetto all'istituzione stessa. Allora, nel periodo storico che stiamo vivendo, diciamo che anche
il cambiamento si sta attuando anche per quanto riguarda lo smart working. Moltissime persone si lamentano di lavorare il doppio a casa piuttosto che quando si era in ufficio, perché appunto la modalità di lavoro è cambiata dalle ore lavorative, come diceva lei, che so, devo fare dalle 8 all'1, al problem solving, appunto, cioè fino a quando non risolvo questo determinato problema la mia giornata non è finita. E dunque, alla luce di questo cambiamento, secondo lei sarà possibile ripensare le strutture organizzative post coronavirus, sfruttando appunto le competenze che magari si sono acquisite e la consapevolezza che si è acquisita adesso in questo determinato periodo? Tutta questa situazione, attenzione, non è tanto solo il coronavirus quanto tutte le misure di gestione e di contenimento che si sono affiancate ad una diffusione di un virus per il quale non avevamo un vaccino. Ma queste misure che hanno coinvolto in maniera veramente totalizzante tutte le strutture, tutte le amministrazioni pubbliche, tutte le organizzazioni private che comunque hanno dovuto o fermarsi o riorganizzarsi, e chi non si è saputo riorganizzare è rimasto fermo in qualche modo, è veramente l'occasione di uno spiazzamento rispetto a una sorta di tsunami rispetto ai modelli fortemente burocratizzati e presenzialisti che avevamo ancora fortemente radicati nella nostra cultura organizzativa italiana, sia pubblica sia privata. Cioè la necessità di andare smart working ha determinato la necessità di porsi il problema di familiarizzare con le tecnologie informatiche per tutti, a prescindere dalla loro età, la necessità di riconfigurarsi in modalità di lavoro agile e in modalità di lavoro smart, e la necessità però di continuare ad essere e a svolgere le proprie attività slegandole dall'idea: io lavoro dalle 9 alle 14. Solo le organizzazioni che sapranno riappropriarsi di questi guadagni, e questo è un guadagno, cioè non necessariamente questo è stato soltanto una crisi, è stato anche un guadagno, ha permesso lo sviluppo di competenze in persone con un'età, per esempio, più adulta, che fino a quel momento non si erano trovati nella necessità di dover familiarizzare con queste tecnologie. Allora è possibile mai tornare indietro rispetto ad un cambiamento così epocale? Sarebbe quasi un amarcord nostalgico pensare di tornare indietro rispetto invece a dei guadagni che si sono fatti e che tutto sommato hanno dimostrato la loro efficacia nel tempo, nel preservare traguardi, obiettivi di produzione, obiettivi di performance, anche in contesti che erano fortemente, fortemente ancorate ad una logica burocratizzata. Un esempio su tutti la scuola, un esempio su tutti l'università. A me viene in mente, rispetto alla didattica, che è appunto il campo di cui mi interesso, sarebbe mai più possibile tornare ad usare la piattaforma Moodle solo come repository di contenuti da parte dei docenti, laddove invece abbiamo dimostrato che formule online sono molto più accattivanti, agili, veloci e personalizzabili per gli studenti? Pensiamo anche a Virtual Studium, questa formula funziona, è molto più interessante, molto più viva e consente a chiunque da qualsiasi parte di connettersi contemporaneamente, quindi raggiunge un audience che nella formula fissa in presenza non era possibile raggiungere. Ecco, una volta che abbiamo fatto questi guadagni, le organizzazioni che tornano indietro necessariamente sono organizzazioni che non hanno visto le potenzialità di un dilemma disorientante collettivo come quello dell'emergenza del coronavirus, e che non vogliono riadattarsi rispetto a invece nuove modalità che sono più sfidanti e che forse hanno delle potenzialità che, se istituzionalizzate, cioè se riassorbite come nuovi schemi e nuove modalità di azione, invece consentono di essere più innovative e, consentitemi, anche competitive. Anche competitive. E un altro esempio che mi veniva in mente era: quali organizzazioni, quali aziende stanno sopravvivendo in questo momento? Piccole e medie imprese che hanno riconvertito i loro processi produttivi, cioè che di fronte ad un cambiamento epocale che necessariamente determinava l'impossibilità di continuare a produrre lo stesso prodotto che si è fatto sino a quel momento, sino al giorno prima del DPCM, inevitabilmente hanno saputo riorganizzarsi, stabilire nuove priorità e riconvertire
convertirsi verso quelle che potevano essere le nuove esigenze del mercato, con una capacità di resilienza organizzativa ed una capacità di intercettare dove sta andando il mondo, cioè dove staranno andando i nuovi trend rispetto ad un'emergenza che ha coinvolto tutta la popolazione mondiale, non soltanto noi nella nostra piccola città. Per cui, a mio avviso, ci sono le possibilità affinché ciò, la familiarizzazione con una serie di competenze digitali di questo momento e modalità organizzative molto più basate sulla logica della premialità basata sulla competenza che sul presenziare fisicamente su una logica di ruolo, hanno e possono aprire come potenzialità future. Allora, vedevo che tra il pubblico c'era una domanda di Marta, la cerco, eccola. A proposito del discorso che facevamo prima, cioè come possono le organizzazioni ripensare la loro organizzazione secondo questi nuovi modelli, cioè come si scardinano le vecchie logiche, appunto, lavoro dalle 8 alle 13 e poi vado a casa, non ci voglio più pensare. Esatto. Questo ha a che fare anche con le identità professionali. Io parto da faccio riferimento agli studi organizzativi che si occupano di studiare appunto modelli di leadership adattiva e inclusiva e modelli di management inclusivo, secondo cui i cambiamenti non si impongono dall'alto, cioè non si impongono scritto, magari bastasse una formalizzazione di una procedura per produrre un cambiamento, anche perché questo lascerebbe, come dire, tutta la potenzialità di un cambiamento verso stili e modelli di leadership distribuiti e basati sulla competenza ad una sorta di management di governo illuminato, cioè ad una sorta di top management più illuminato e sensibile rispetto a questi temi. Invece questo tipo di riorganizzazioni partono soprattutto dal basso, cioè sono efficaci laddove hanno, da una parte, un movimento che parte dal basso, cioè un cambiamento che passa attraverso le pratiche lavorative dei singoli lavoratori e la possibilità di produrre innovazione dal basso, e dall'altra parte hanno una legittimazione chiaramente rispetto alla loro efficacia e rispetto alla loro innovatività. Per cui è un doppio incontro fra processi di tipo top down e processi di tipo bottom up. È chiaro che se non c'è un riconoscimento, una legittimazione rispetto alla portata di innovatività e di cambiamento che un team eterogeneo porta, questo team andrà in frustrazione, cioè necessariamente tenderà ad abbandonare quella strada, a tornare verso protocolli e modi di fare più consueti, perché mancherà il tipo di riconoscimento organizzativo. La teoria della ricognizione sociale anche in campo organizzativo funziona bene, cioè le persone vogliono essere riconosciute per il lavoro che fanno, vogliono sistemi di rewarding che non hanno a che fare solo con, si è detto, una ricompensa di tipo monetaria, ma con il riconoscimento del tipo di sforzo che loro mettono al servizio dell'istituzione. E chiaramente la congiunzione fra cambiamenti che partono, innovazioni che partono dal basso per aggregazione elettiva volontaria e la legittimazione e riconoscimento da parte dell'alto, cioè del management, consente di avere il matching più efficace per aprire verso nuove forme e nuovi stili di leadership che noi, attenzione, diciamo inclusivi, ma ribadisco, perché in grado di valorizzare il contributo di tutti all'interno di un'organizzazione, non perché sono buonisti, ecco, ma perché sono di tipo competence based e perché sono basati sulla coltivazione del potenziale umano più che sulla gestione delle risorse umane. E dunque, quali sono le azioni concrete che effettivamente si possono attuare? Penso per esempio a me che sto per laurearmi e quindi entrerò presto nel mondo del lavoro, e quindi magari bottom up, ma allo stesso tempo magari c'è qualcuno che ci segue, che fa parte dell'amministrazione, non so, del Comune di Siena, eccetera. Loro come possono invece svolgere delle azioni concrete appunto per stimolare questo tipo di cambiamento? Ci sono azioni che riguardano, distinguiamo più o meno tre livelli, azioni che riguardano il piano organizzativo, quindi il piano più macroscopico se vogliamo, e queste hanno a che fare con il ripensamento dei processi con cui vengono, dei processi e dei protocolli con cui vengono gestite le cose. Quindi questo ha a che fare con, da una parte, la necessità di operazionalizzare i cambiamenti, dall'altra parte anche di monitorarne
l'efficacia e dove si sta andando. Ci sono poi invece un livello che, se vogliamo, è più di tipo professionale, che ha a che fare con il cambiamento, con lo sviluppo professionale delle persone, con la possibilità di consentire alle persone di continuare a progettarsi in una traiettoria di carriera in qualsiasi fase del loro percorso professionale. E poi ci sono ancora, quindi, e anche eventualmente di riconfigurarsi professionalmente alla luce dei cambiamenti che ci sono. Immaginiamo per esempio una persona che lavora alle poste, va bene? Immaginiamo se questa persona avesse la rappresentazione del suo lavoro, che come lavorava alle poste 30 anni fa è lo stesso modo in cui lavora alle poste adesso. È una persona che non si riesce più a prefigurare quale tipo di evoluzione, di scatto potrebbe mai fare, perché in qualche modo manca una prefigurazione di una traiettoria di sviluppo professionale. Se invece è alle prese con le nuove sfide, e ho fatto proprio un esempio per indicare una professione ad alta densità burocratica, se invece è in grado di coltivare la propria competenza tecnologica, la propria competenza di problem solving, perché si troverà le competenze relazionali e trasversali che deve ovviamente saper coltivare per poter esercitare all'interno di un servizio che è comunque pubblico, è una persona che riesce anche a prefigurare quale tipo di carriera e quale tipo di evoluzione professionale riesce a coltivare. E in ultimo c'è una dimensione che ha a che fare con la cultura organizzativa e la validazione delle distorsioni nelle culture organizzative. Le culture organizzative, cioè tutti quegli aspetti materiali e immateriali che fanno una certa organizzazione, cioè che contribuiscono alla costruzione e alla rappresentazione di quell'organizzazione, possono molto spesso legittimare delle distorsioni. Una fra tutte, quella che gli studenti vogliono una riduzione su, è banale, però insomma consentitemelo, quella che per esempio gli studenti vogliono una riduzione sul programma, questa è una distorsione, in realtà non è così, gli studenti non è detto che vogliono una riduzione, eppure è una distorsione sociolinguistica che si reitera nella cultura organizzativa. Ecco, le culture organizzative di qualsiasi ente, di qualsiasi istituzione, di un piccolo gruppo come di una grande multinazionale, sono piene di distorsioni. Il nostro focus è come consentiamo di validare le distorsioni che sono presenti nelle culture organizzative, come riusciamo a validare quelle routine disfunzionali per cui si è sempre fatto così e bisogna sempre continuare a fare così, come facciamo a consentire alle persone di accorgersi di quali sono i limiti di visioni distorte che sono avvertite come diffuse all'interno delle organizzazioni. Una fra tutte, ecco, io ho fatto un esempio degli studenti, oggi ho variato molto negli esempi perché cercavo degli esempi che fossero vicini alla nostra esperienza, ma un'altra è che per esempio un novizio, una persona che adesso entra all'interno di un'organizzazione, di un'azienda, di una piccola e media impresa, è una persona inesperta. Chi le ha detto? E anche se inesperta, qual è il problema? Nel senso, chi ci dice che in realtà invece non ha delle competenze tecniche elevate, legate per esempio al suo background culturale e di studio, che consentono di contribuire rispetto alla realizzazione e alla crescita delle organizzazioni? Quindi la distorsione in questo caso è legata all'età, cioè è legata al fatto di dire, al fatto di ideologizzare, scusami, di tematizzare l'inesperienza dal punto di vista anagrafico come un mancato valore o un mancato contributo. In realtà questo consente anche di portare freschezza, consente di aprirsi a traiettorie non familiari, consente di aprirsi a punti di vista nuovi. Io apprendo con i miei studenti in aula cose app, TikTok, qualsiasi cosa che neanche sapevo, eppure non abbiamo un divario di età anagrafico eccessivo, ma abbiamo sicuramente un divario digitale, perché siamo nati in due momenti diversi ed è solo l'idea di essere in apprendimento che ci consente di non cadere nella distorsione che io che sono una docente ho qualcosa da insegnare loro e loro hanno solo qualcosa da ascoltare. Non è così, ed è questo il senso della validazione delle distorsioni, il lavoro di validazione delle distorsioni per valorizzare le diversità che sono presenti, che è un lavoro da fare all'interno di tutte le organizzazioni. Un ultimo passaggio
A mio avviso va fatto, ci sono alcune distorsioni che riguardano il genere e la cultura che sono particolarmente rilevanti. Non che quelle legate all'età e alla disabilità non lo siano altrettanto, ma quelle che passano per il genere sono veramente fortemente radicate, come quelle che passano per la cultura. Quando in realtà, se noi pensiamo per esempio a IBM oppure alle grandi multinazionali, queste hanno appunto non solo sono attente alle questioni della gender equity ed eventualmente anche alla familiarizzazione con delle forme di supporto organizzativo per consentire il work-life balance, il bilanciamento fra la gestione dei rapporti di vita e la gestione dei rapporti di lavoro, ma soprattutto sono particolarmente attente ad avere team internazionali, perché solo in team internazionale sono in grado di pensare a prodotti che siano spendibili su un mercato più ampio e che siano più competitivi e anche più innovativi. Vedo che c'è un'altra domanda dal pubblico, e appunto forse si ricollega molto bene a questo discorso. Ritiene che la funzione della diversità in una grande organizzazione debba essere delegata ad una funzione specifica, disability manager, oppure no? Grazie per questa domanda che è molto pertinente. Sicuramente gli studi sul diversity, sul disability management orientano la formazione di figure competenti all'interno dell'organizzazione che lavorino a metà in una forma ibrida tra appunto gestione del personale, human resource management e al contempo stesso valorizzazione della diversità. Però non cadiamo e sono assolutamente d'accordo con questo, sarebbe però un errore cadere nell'idea che questo è un approccio che riguarda solo alcune figure. Ci sono alcune figure che sono dei change agents, cioè sono per la loro posizione, sono dei portatori di innovazione e di cambiamento, ma questo tipo di cambiamento, questi approcci di tipo inclusivo e di valorizzazione delle diversità non riguardano soltanto chi si occupa di formazione e gestione del personale, ma riguardano tutta la cultura organizzativa e tutti i lavoratori. Cioè qualsiasi azione deve essere pensata in funzione di tutti i lavoratori, di tutti coloro che ruotano attorno ad una certa organizzazione. Quindi sì, da una parte ci sono delle figure, ma devono essere intese come portatori di innovazione, non come uniche figure deputate per presidiare i processi di inclusione e gestione delle diversità nelle organizzazioni. Allora, io concluderei questa nostra chiacchierata di oggi chiedendole magari del materiale, dei libri per approfondire questi argomenti, perché come abbiamo detto toccano un po' tutti, magari un po' meno gli studenti che sono appena arrivati all'università, ma forse un po' di più come me, per gli studenti che ne stanno uscendo. E allora c'è un testo, aspetta un attimo che l'avevo preparato, ma poi li ho usati come base per il cellulare, lo voglio dire, insomma, in modo simpatico. Allora c'è questo che è praticamente un testo dell'Harvard Business Review che si chiama proprio Il valore premiante della diversità e ve lo consiglio, parla di come valorizzare la diversità, ma appunto con un'impostazione che è molto agile. Ecco, c'è poi quest'altro testo che avevo selezionato, il Diversity Management per una crescita inclusiva, è un volumetto piccino, lo vedete, di Buemi, Conte e Guazzo, di Franco Angeli. Costa poco e presenta una rassegna di buone pratiche organizzative che sono state implementate a livello europeo. Quindi è anche interessante sapere cosa si sta facendo nelle organizzazioni per il diversity management a livello europeo e ovviamente tradurre questo a livello italiano. Non starò qui a dire, ho fatto una rassegna di recente di quali sono le pratiche di gender diversity management nelle organizzazioni italiane e insomma i risultati dimostrano che c'è ancora tanto da fare. Perché ecco, c'è una cultura che è molto centrata sulla stereotipizzazione dei ruoli di genere all'interno delle organizzazioni. L'ultimo, a proposito degli stereotipi di genere, questo, gli stereotipi di genere di Aracne Editore e le autrici sono Laura Moschini, ed è interessante perché riporta un discorso sulla validazione di quali sono gli stereotipi che i media diffondono sul genere nelle organizzazioni. Quindi, per esempio, le immagini delle donne in carriera
e di come queste immagini siano fortemente stereotipate, e ancora il problema del linguaggio, cioè perché noi non abbiamo un linguaggio al femminile in Italia mediatico su posizioni di management al femminile. Quindi abbiamo un linguaggio per cui avremo il ministro e facciamo fatica a dire la ministra, il sindaco e la sindaca, ora si sta sentendo ma molto meno, e il manager lo contempliamo sempre al maschile, anche se in realtà sono ruoli che si stanno aprendo ad essere ricoperti anche da appunto da donne. Per cui è veramente interessante, perché mette in luce questo discorso su immagini del genere nelle organizzazioni e i linguaggi di genere nelle organizzazioni. Per esempio anche l'amministratore delegato, no? È sempre l'amministratore. È sempre un amministratore delegato, anche se è un AD, anche se insomma è una donna. Per cui io devo dire, insomma, questo discorso del linguaggio è interessantissimo. Ricordo sempre una... è veramente una piccola parentesi che fa, uno studio sulle grammatiche italiane, per farvi capire come questo è radicato nel nostro sistema di pensiero culturalmente acquisito. Uno studio sulle grammatiche italiane, ma uno studio del 2019, non è del 1980, ha preso in esame le grammatiche italiane per studenti della scuola primaria, secondaria primo grado e secondaria secondo grado, per andare a individuare quali erano le distorsioni più diffuse. Allora, c'è una distorsione di tipo qualitativo legato agli esempi che si fanno, per cui i padri lavorano, gli uomini fanno, producono, le donne cucinano, stirano, fanno le casalinghe, e questa è una prima distorsione gravissima che dovrebbe essere bandita proprio, perché veramente abitua a pensare certe cose. L'altra distorsione è di tipo quantitativo, laddove c'è una proporzione di esempi al maschile di 3-1, per cui già da ciò che noi studiamo, con cui noi pensiamo di apprendere solo la lingua e la grammatica, ma in realtà apprendiamo un modo di pensare, siamo abituati a pensare al maschile piuttosto che a pensare ad una logica di genere binaria, o addirittura ad una logica di genere binaria ma anche altra. E questa è una cosa sulla quale ovviamente non apriremo un'altra diretta, ecco. Sì, però magari ne parleremo in futuro. Io speriamo che ci si apra anche alla logica non binaria, però per adesso il nostro tempo è finito. Io la vorrei ringraziare moltissimo, perché appunto in uno dei commenti si dice: la professoressa Romano è sempre illuminante, confermo, e quindi la ringrazio di nuovo, ringrazio tutti e tutte voi che avete partecipato questa sera. Vi ricordo che Virtual Studium continua alle 18 con International Virtual Studium con il professor Massimiliano Montini. Sui profili Instagram di Unisiena, quindi qui, e Usiena Campus. Io vi auguro una buona serata, un buon proseguimento. Arrivederci. Grazie, arrivederci.